La senatrice Rivolta ne ha facoltà. Grazie Presidente. Voglio anch'io ricordare, innanzitutto voglio ringraziare i colleghi della Commissione, i relatori che hanno cercato di portare il dibattito non solo in termini civili ma costruttivi, i membri del Governo che velocemente sono stati disponibili, nel senso che troppo presi a fare riunioni per cercare di trovare equilibri in una maggioranza che aveva posizioni molto diverse, grazie comunque da parte mia, però questa cosa, questa litigiosità, questo non trovare la quadra ha pesato forse di più di altre volte. Ci siamo ridotti anche questa volta con un provvedimento così corposo a votare gli emendamenti di notte, perché non si riusciva a venire a trovare la quadra sugli argomenti sui quali si era convenuto di trovare convergenze. In alcuni casi sono state trovate anche con l'opposizione, ma per esempio, e cito solo questo, ma è stato piuttosto pesante, sulle Camere di Commercio non si è riusciti a fare niente, non solo, poiché all'interno della maggioranza c'erano degli emendamenti che andavano contro il volere del Ministro e di altre parti, allora c'è stato una sorta di commissariamento con una presenza direi piuttosto pressante da parte di del capogruppo dei 5 Stelle e di due sottosegretari perché tutto questo non avvenisse. Alla fine la maggioranza è uscita con un ordine del giorno piuttosto ridicolo, però questo era un tema da affrontare. Noi su quella riforma delle Camere di Commercio siamo sempre stati contrari, ma abbiamo fatto un emendamento, più di un emendamento, ma di buon senso, ovvero le Camere di Commercio che hanno bilanci in pareggio e sono virtuosi possono non accorparsi, perché secondo noi l'autonomia vuol dire responsabilità e lavoro ben fatto. Però è stato spazzato via tutto, ma vi assicuro che l'atmosfera era davvero molto molto pesante. Ma noi siamo rimasti, abbiamo accettato di lavorare di notte perché nel provvedimento c'erano cose importanti per i lavoratori, l'abbiamo fatto per queste persone, perché la maggioranza oggettivamente, che porta avanti in maniera confusa, disordinata i lavori, e lo vediamo e l'abbiamo visto negli ultimi mesi, non lo merita certo, per cui lo dico già sin d'ora. Più volte abbiamo detto siamo responsabili, usiamo il buon senso, cerchiamo di aiutare, ma il tempo è finito. Perché una volta, due volte, tre volte, ma avete dimostrato che nei nostri confronti avete un blocco davvero ideologico, per cui tutte le proposte di buon senso vengono bocciate in modo a prioristico. E parlo per esempio dei voucher nel turismo e in agricoltura. L'ha appena detto il collega Pichetto, è buon senso, vuol dire far emergere, dar da lavorare e far emergere questo lavoro, però no, non si può fare, cancellato, la flat tax cancellata, e quello che chiedono gli imprenditori, sono quelli gli imprenditori o coloro che aprono dei negozi, sono quelli che accettano di avere il rischio di impresa sulla propria testa, sui propri capitali, e sono quelli che danno lavoro, ma a voi non interessa tutto questo. E poi cosa dire, le scuole paritarie, anche qua, i figli di un Dio minore, ma sapete il valore, è scuola pubblica paritaria, non è appunto una scuola di serie B e dovrebbe essere considerata in un altro modo. E poi ancora le proposte sulla cedolare secca, la questione ormai annosa sui precari storici, ma come si può non pensare di utilizzare le persone, cioè gli insegnanti che lavorano già nelle scuole da tanti anni per arginare un'emergenza che è quella del sostegno? Ma come si può cambiare con supplenti in continuazione, insufficienti loro stessi,
gli insegnanti di sostegno dei ragazzi che hanno disabilità, ma è una cosa crudele, crudele, le famiglie lo denunciano. E ancora la nostra proposta di estensione della decontribuzione al sud, estesa a tutto il territorio nazionale, per carità, via, non se ne parla neanche, perché non sono meritevoli altre zone comunque colpite da difficoltà o in aree particolarmente desolate, diciamo, sotto il profilo economico. E ancora gli incentivi all'automotive, sono tutti temi importanti, propositivi, positivi, che sono stati esclusi a prescindere. E questo non va assolutamente bene. La preoccupazione è che l'indebitamento, che è cresciuto ancora una volta anche con questo, con i 25 miliardi che sono stati messi in questo provvedimento, va bene, tutti avremmo voluto già dagli anni scorsi dire aumentiamo il debito per una manovra espansiva, non era possibile gli anni scorsi, l'emergenza Covid ha reso possibile, la tragedia Covid, perché comunque non dimentichiamo tutti i morti che ci sono stati e quanto tutti ci dobbiamo attrezzare per arginare un'eventuale seconda ondata. Ma non questo investimento, cioè questi miliardi devono essere impiegati così bene davvero perché possano generare nuove economie. Ma non possiamo aspettare il 2022 e il 2023, perché l'emergenza di chi deve mettere la cena, dare la cena ai propri figli o pagare l'affitto o vivere dignitosamente al minimo, ma vivere, bisogna darla adesso, ma la cassa integrazione finirà e quindi come faremo poi ad andare avanti? Cioè dobbiamo aiutare coloro che danno il lavoro, lo dicevo prima, danno il lavoro e accettano di rischiare per questo lavoro. Noi abbiamo anche pensato di pensare alle persone che hanno fragilità e abbiamo pensato di incrementare il fondo per chi è affetto da problemi dello spettro, disturbi dello spettro autistico. L'abbiamo potuto fare solamente per il 2020, però abbiamo preso un impegno insieme tutti perché possano essere a decorrere questi fondi, perché il problema delle famiglie che hanno figli con questo disturbo sono enormi. E ce ne rendiamo conto tutti i giorni nei comuni quando dobbiamo dare l'educativa scolastica proprio a questi bambini, a questi ragazzi. Il numero sta aumentando incredibilmente e non si possono lasciare le famiglie sole. Così come un'altra proposta che abbiamo dovuto trasformare in ordine del giorno è quella che parla di deduzioni a chi è affetto da sclerosi multipla, un altro problema in crescita, un'altra patologia in crescita che cambia davvero la vita non solo a chi è affetto ma all'intera famiglia. Cioè sono cose importanti, però e voglio ancora parlare di altre proposte che dovremo affrontare con il Recovery Fund, e sono, cioè, ci siamo detti in commissione che certi argomenti ne avremmo poi parlato nel Recovery Fund e nel Recovery Plan, e sono per esempio il reshoring, cioè noi dobbiamo fare in modo che rientrino le aziende, che diano lavoro in Italia, che producano in Italia, cioè così si fa crescere il nostro paese. Ma non solo,
Ma non solo, io mi chiedo, lo chiedo, sapete che ho a cuore questo tema, ma perché in questo provvedimento, almeno per il 2020, abbiamo avuto una cifra importante, ma perché non avete usato, voi che avete fatto la legge sul servizio civile universale, ma perché non avete permesso di a 50.000 ragazzi, che era il numero di partenza, diciamo, di partire con uno strumento che ha dimostrato tutta la sua efficacia? Ma perché non avete voluto aiutare i ragazzi dei 18-28 anni in questa esperienza? L'avete fatto voi, ma devo dirlo io, che sono dell'opposizione, io so il valore di questo servizio. Perché credete neanche voi? Ed è pazzesco. Già i colleghi hanno parlato poi della difficoltà, c'è qualcosa che sta saltando, ovvero, allora, la lettura si fa in una sola commissione, in un solo ramo del Parlamento, la fiducia immancabilmente viene messa, ma addirittura anche con la lettura sola si arriva all'ultimo secondo, facendo degli errori, comunque delle cose ieri sera abbiamo visto, che addirittura abbiamo dovuto fare la commissione per stralciare dal maxi emendamento degli articoli che erano stati sui quali c'era stata l'osservazione della ragioneria, addirittura articoli riformulati dal MEF. Cioè qualcosa non va, non riescono a uscire i decreti, cioè sta saltando il sistema. È un momento difficile, d'accordo, io l'ho sempre detto, però dobbiamo acquisire un'efficienza senza la quale tutto quello che stiamo facendo poi non prenderà corpo. Cioè è un problema gigantesco e ce lo dobbiamo porre. Però se tutto lo scontro è esclusivamente voi dite delle cose sbagliate, quindi noi smantelliamo tutto quello che abbiamo fatto anche insieme, quindi via i decreti di sicurezza, via questo, via quell'altro, via tutto l'elenco di cose che vi ho detto, non andremo da nessuna parte. Io questa cosa ve la dico, io in tante volte ho sempre detto bisogna essere responsabili, vogliamo più alto, cerchiamo di essere più istituzionali possibili. Dato che appunto io ritengo di avere questa mentalità, vi dico che il tempo è finito, quindi alla luce di quello che è anche successo nella trattazione di questo decreto, non ci saranno più buonsenso, comprensione, eccetera. Utilizzeremo tutti gli strumenti che il regolamento del Senato ci offre e contiene per fare un'opposizione dura. Probabilmente capirete solo questo, probabilmente in questo caso sarebbe saltato il decreto se noi avessimo chiesto di votare puntualmente e di fare le cose in un certo modo. Da questo momento in poi faremo proprio così, ci atterremo al regolamento e a tutti gli strumenti per fare opposizione che nel regolamento sono contenuti. Quindi annuncio il voto contrario all'ennesima fiducia, perché non meritate altro, è fatto male ed è stato un pasticcio, nonostante avesse dentro delle cose anche importanti. Grazie, senatrice Rivolta.